Dicono che l'ha abbandonato quando era bambino. Io non ho abbandonato mio figlio. Anthony! Oggi farebbe 50 anni. Chi è? Sua moglie dice che ha una lieve depressione. Mi hanno licenziato, sono senza lavoro. Sì, ma non è colpa sua. Per questo sono depresso. Lui è Martin Sixsmith, ex corrispondente della BBC da Mosca. Poi è stato consigliere del governo, ma non è andata bene. Dico sempre che se spali merda ogni giorno, prima o poi ti sporchi le scarpe. Oppure ci finisci dentro fino al collo. Una donna che conosco ha avuto un figlio da adolescente e l'ha tenuto nascosto per 50 anni. Quello di cui mi sta parlando fa parte del genere storie di vita vissuta, ma io non seguo queste cose. Perché no? E se mi occupassi di una storia di vita vissuta? Buongiorno, lei deve essere Filomena. Sei vittima di una crudeltà. Non mi piace quella parola. No, no, crudeltà va bene. Per la storia, voglio dire. Volevo chiederle se è possibile non usare il mio vero nome quando scriverà l'articolo. Mi chiami Anna. Anna Bolena. Anna Bolena. È un bel nome, era il nome di qualcuno. Dovremmo usare il suo vero nome, Filomena. Sarei più a mio agio se potessi parlare con Filomena in privato. Lei è un giornalista? Lo ero una volta. Martin è un vero cattolico. Lo ero una volta. Ci sono strade che possiamo seguire in America. Che trattamento da regina. Mi sento un papa. Cocktail di frutta o champagne? Oh, no, grazie. È gratis. Oh, allora sì. Sulla Ryanair si paga tutto. Guardi che vista. Voglio solo sapere se sta bene. E se fosse morto in Vietnam? O se fosse obeso? Perché mai dovrebbe essere obeso? Ha visto quanto sono grandi qui le porzioni? L'ho conosciuto. Dove? Alla Casa Bianca. Si ricorda quello che le ha detto? Salve. Salve, salve. O forse era ciao. Oh, Martin! Le voglio solo parlare di mio figlio. Me l'hanno portato via. Non ho mai smesso di cercarlo.